che stiamo facendo, il Molise improvvisamente diventa protagonista. E tra poco vi faccio vi faremo capire un po' perché. Intanto Diego Cusaro, buonasera. Caro saluto. Filosofo, autore di Storia e coscienza del precariato per Bompiani, servi e signori della globalizzazione. Benvenuto. Grazie. E poi Vladimir Luxuria. La motivazione più importante è quella di avere la dignità di lavoratore. Ecco, allora cominciamo, tenete conto, Cusaro, che tutte le persone che sono viste il filmato hanno votato 5 Stelle, voteranno 5 Stelle. Qual è la motivazione profonda di questo voto? Cioè c'è più qualcosa che sa di antico, una nostalgia della protezione che prima magari dava la Democrazia Cristiana, o c'è qualcosa di rivoluzionario invece di nuovo nella proposta dei 5 Stelle in quelle terre? Direi che nell'essenziale il punto di partenza è il fatto che i lavoratori non si sentono più rappresentati dalle sinistre, perché se le sinistre smettono di interessarsi a Marx e a Gramsci, sia essenzialmente al tema del lavoro, dell'emancipazione, delle lotte per il salario, per un mondo più equo, è del tutto evidente che poi i lavoratori si disinteresseranno alle sinistre, si rivolgeranno ad altre agenzie. Quindi il primo punto di partenza, direi, è il fallimento delle sinistre sul tema del lavoro. Il conflitto oggi è evidentemente, possiamo provare a mascherarlo in molti modi, ma il conflitto resta sempre quello delineato da Marx tra capitale e lavoro, che può essere poi ridefinito come conflitto fra la mondializzazione dei mercati e le conquiste salariali su scala nazionale. E perché i 5 Stelle da questo punto di vista li convincono invece? I 5 Stelle li convincono, a mio giudizio, per il fatto che allo stato dell'arte non hanno ancora assunto una fisionomia chiara sui temi del lavoro. Ad esempio il tema del reddito di cittadinanza può essere qualcosa di emancipativo se serve a tutelare gli ultimi. Può diventare qualcosa di interno alle logiche dello sfruttamento capitalistico se, come accade in Danimarca ad esempio, viene utilizzato come mezzo per imporre nuove forme di sfruttamento. Faccio questo esempio: in Danimarca c'è il workfare. Cosa significa? Lo Stato ti dà il reddito di cittadinanza, sì, ma fin tanto che tu non trovi poi, o meglio non ti trova lo Stato, un posto di lavoro che sarà lui a decidere, per cui tu magari, ne discuto anche nel libro, se tu magari sei laureato, supponiamo, in filosofia o in giurisprudenza, ma lo Stato ti trova il posto di lavoro come inserviente o come qualsiasi altra attività non idonea alle tue attività, alla tua preparazione, tu non puoi rinunziare. Però se non mi sbaglio anche nella proposta 5 Stelle c'è un tot di possibilità di dire sì, no, tre, se però, non mi sbaglio, cosa accade se uno dice no tre volte? Sussidio. Perdi il sussidio, ma diventa una forma di schiavitù in questo modo, perché ad esempio, faccio questo esempio, se uno ha famiglia a Torino, è laureato in giurisprudenza e gli viene proposto un posto che non ha nulla a che vedere con le sue competenze a Palermo, è chiaro che non potrà accettarlo, perché vedete, questo sistema della mondializzazione sta producendo il profilo dell'individuo precarizzato integralmente, che poi il migrante, lo sradicato, chi non ha più alcuna radice, alcuna possibilità anche di radicarsi. Oggi il fenomeno dell'emigrazione, perché oggi si parla tanto di immigrazione, ma io vivendo al sud so anche di parenti che vanno via. Non è più l'immagine del lavoratore che parla poco italiano, disoccupato, con la valigia di cartone, ma sono proprio questi ragazzi laureati, specializzati, che non vogliono un'assistenza, un reddito, che vogliono realizzarsi nel lavoro, certo, e che quindi vogliono un lavoro che rispetti anche la preparazione che loro hanno. Però Antonio Caprari, che è innegabile che l'idea di un reddito sia stata l'idea trainante per prendere i voti nel sud, oppure no? Dire che di quel reddito di cittadinanza esistono ormai innumerevoli versioni, non sappiamo ancora qual è quella autentica. Pochi giorni fa il fondatore dei 5 Stelle ha sostenuto la necessità di addirittura di un reddito universale, altro che però diciamo che la proposta dei 5 Stelle, ricordiamo, 780 euro al mese massimo, chi ne prende 500 ne prenderà 280 per integrare per tutto il periodo in cui tu non trovi un lavoro. Allora, questo è esattamente il welfare to work che fu applicato dal primo governo Blair nel 1995 in Inghilterra. Non c'è nulla di inedito né di rivoluzionario, lo è per l'Italia, e da questo punto di vista è una misura che può anche essere comprensibile e utile. Naturalmente bisogna vedere qual è la platea,
bisogna anche valutare con molta precisione, perché la questione, l'obiezione sollevata da Fusaro, che ha una sua importanza e cogenza, però poi va a scontrarsi col principio di realtà. In Francia, dove c'è un forte sostegno alla disoccupazione, accade ad esempio, c'è stata un'ampia discussione in merito, che famiglie in cui ci sono due persone che percepiscono il reddito di disoccupazione preferiscono rimanere in quella situazione piuttosto che uno solo vada a lavorare, perché guadagnano di più con quel sostegno che con il lavoro. Il punto vero e cruciale su cui i 5 Stelle non hanno dato, se mi permetti di dilungarmi ancora un minuto, uno, certo, nel Sud ha vinto la proposta del reddito di cittadinanza, è stata decisiva. Questo non significa sminuire la portata della stanchezza del Sud nei confronti di tutti i governi, non solo la sinistra, caro Fusaro, perché il Molise è terra tradizionalmente democristiana. Quindi abbiamo, la verità è che nel Sud tutti i governi che si sono succeduti fino a oggi registrano un fallimento epocale, con un'aggravante specifica. Nel quindicennio, anzi un po' di più, nei 18 anni trascorsi dall'introduzione dell'euro ad oggi, nel sud d'Italia c'è stata una catastrofe economica e sociale. Il 10% della popolazione è emigrata, il reddito disponibile nelle tasche dei cittadini è diminuito del 30% rispetto alla media europea. Cioè adesso ci sono regioni d'Italia che sono le sole in Europa, Sicilia, Calabria, Campania, però, in cui la popolazione, c'è 50% della popolazione sotto la soglia di povertà. E allora con questo da lì nasce il consenso dei 5 Stelle, ma non c'è una proposta dei 5 Stelle che vada oltre una riproposizione dell'assistenzialismo. Fammi chiudere con una battuta di Maroni, che secondo me è geniale. È la prima volta che sono d'accordo con Maroni, ex governatore della Lombardia. Nel sud d'Italia c'è già il reddito di cittadinanza. Se la Sicilia ha 28.000 dipendenti, 28.000 più 24.000 forestali a tempo determinato, quello è già un'assistenza. Cioè, ma che cos'è quello se non reddito di cittadinanza? Benissimo, scusate, perché voglio coinvolgere su questo tema il professor Cottarelli. Sarò celerrimo. È bensì vero quello che lei dice, ma il problema è tellurico e riguarda l'Italia tutta, non solo il Molise o gli Abruzzi, riguarda anche Torino, Milano. È la disfatta della sinistra sul tema che le è proprio in realtà, che è quello del lavoro. Anzi, potremmo dire che... Faccio capire, ma quindi la sinistra, se la sinistra avesse proposto lei un vero e proprio salario di cittadinanza, le sarebbe andato bene? Ma non si tratta di proporre il semplice salario di cittadinanza, si tratta di tutelare i diritti del lavoratore. La sinistra, nella misura in cui si è occupata dei lavoratori, poveri lavoratori, perché ha dovuto lavorare sui diritti dei lavoratori, la classe lavoratrice, ha portato via diritti uno dopo l'altro, un'emorragia di diritti c'è verificata nell'ultimo periodo, perché adesso che la sinistra venga indicata come il nemico dei lavoratori, essendo stato il fattore principale dell'emancipazione del lavoro in questo paese, negli ultimi 30 anni ogni trionfo della sinistra ha significato una sconfitta della classe lavoratrice. La sinistra trionfava con Blair, con Mitterrand, e la classe lavoratrice affondava. Questo è il dramma, questo non è il dramma. Bisogna ripartire dai temi gramsciani del lavoro e dell'emancipazione. Professor Cottarelli, quando lei si... Gli spazi sono limitati. Scusate. Condivido appieno i 4 scenari delineati e ritengo che quello più percorribile sia il terzo, se ricordo bene la tassonomia, che è quello dell'uscita dall'euro, ossia il recupero pieno della sovranità monetaria, politica, economica e financo culturale. Siamo pronti perché lo scenario è quello di un rinoceronte che ha preso la carica. Il rinoceronte si chiama in questo caso liberismo turbocapitalistico, che ha già travolto la Grecia. Se non ci spostiamo per tempo faremo quella fine, sicché l'uscita dall'euro, dall'Unione Europea, la riconquista della sovranità nazionale è la sola via per tutelare il lavoro, i diritti sociali che stanno trionfando nella misura in cui l'Unione Europea è il trionfo del capitale, della classe dominante, i signori della globalizzazione di cui sopra, contro le classi lavoratrici che stanno subendo e non sono nemmeno più rappresentate, quella che io chiamo la solitudine dei lavoratori. Caprarica, Luxuria e Cottarelli su questo punto, tutti e tre, Caprarica. Vorrei dire che in attesa della rivoluzione socialista, che francamente spero di non rivedere perché me ne sono già assorbita una
nei lunghi anni della mia vita e i risultati sono quelli che abbiamo avuto sotto gli occhi nei decenni passati, e in attesa di uno Stato spendaccione che riprenda la sua sovranità e la sua allegra abitudine di stampare moneta svalutandola periodicamente, gli italiani sono di memoria corta come tutti noi, dimenticano che periodicamente l'Italia svalutava la sua moneta per mantenere un briciolo di competitività internazionale. L'abbandono dell'euro che il nostro giovane e brillante filosofo propone come una passeggiata per un paese esportatore come l'Italia, credo che il professor Cottarelli più dottamente di me possa chiarire i punti, significa un disastro. Noi siamo un paese che esporta. Nel momento in cui esportiamo in lire ed importiamo in dollari o in euro sopravvalutati del nord, possiamo chiudere la bottega e emigrare nella terra. Ma i lavoratori saranno più poveri con la sua ricetta, no, caro Fusaro. Il problema fondamentale è che se noi continuiamo a immaginare e a proporre ricette immaginarie invece che quelle che sono delle ordine, qual è la ricetta che l'Italia oggi dovrebbe applicare? Posso dirle? Sì, secondo me. Allora, nel Mezzogiorno d'Italia è molto semplice. Nel Mezzogiorno d'Italia bisogna varare politiche di defiscalizzazione, esattamente come ha fatto Portogallo, Irlanda e gli altri paesi che hanno sfruttato i margini della defiscalizzazione. Lo dovremmo fare anche noi, o alle persone o alle imprese. Inoltre dobbiamo affrontare il tema del costo del lavoro, perché è ridicolo mantenere lo stesso costo del lavoro tra Milano e Bari nel momento in cui la vita a Bari costa un prezzo. Questo poi tra l'altro facciamo un punto importante, questo qua. Vladimir Lussura, Cottarelli, poi una replica veloce, e poi su questo punto, come ricetta shock per il sud, vi faccio vedere dei dati. Non prevedo l'uscita dell'euro, ma se posso fare una mia piccola previsione, penso che allora in Molise, probabilmente tornando al Molise, potrebbe anche avere un'affermazione del Movimento 5 Stelle, ma poi viene anche bilanciata dalla vittoria della Lega in Friuli Venezia Giulia, come la leggo io. Quindi le cose non cambierebbero da un punto di vista politico. Penso che alla fine ci sarà un governo fatto nel mio piccolo, penso tra Salvini e Di Maio, rimanendo nel che adesso fanno finta che però l'accordo già ce l'hanno, però alla fine Salvini se ne uscirà dicendo dovevo scegliere tra tradire Berlusconi e tradire gli italiani perché bisogna dare un governo, alla fine scelgo gli italiani, e quindi saggio. Penso che andrà a finire così. Sarà il ghostwriter di Salvini, Vladimir Lussura, oppure la Divino Telmo 2.0. Ma c'è una rivalutazione di Salvini nella sinistra, in solidi compagni, diciamo, di area rifondazione o di sinistra. Pensiamo che la passione sovietica, la valutazione del politico, diciamo, cioè, no, delle sue capacità, anche lei lo rivaluta, no, Salvini. Il problema è che tutti sanno che il problema dell'Italia è la povertà, lo sanno tutti, e ognuno propone delle ricette. Quello che però devono cercare di dimostrare i partiti per avere più voti è che la loro ricetta sia quella giusta. Perché per esempio a me mi sembra strano che chi propone il diritto di cittadinanza poi non veda di buon occhio anche l'idea del minimo salariale, perché l'idea che ha avuto Renzi di avere, che non si può pagare meno di 9-10 euro un lavoratore, diminuirebbe la platea di persone che poi avrebbe bisogno del reddito di cittadinanza. Quindi le due cose vanno insieme. Ha ragione professor Cottarelli, dottore. Dice Vladimir Lussura che ignora completamente che l'introduzione di un salario minimo orario, come è stato proposto per esempio da Matteo Renzi, sarebbe di grande aiuto perché diminuirebbe diciamo il la carico platea. Di poveri, che la platea di poveri che chiederebbero l'accesso al reddito di cittadinanza. Ma di nuovo, il salario minimo è un'alternativa, in qualche modo con un salario minimo il maggiore reddito è pagato dagli imprenditori piuttosto che dallo Stato. Ovviamente il problema è che se si fissa il salario minimo a un livello troppo alto rispetto a quello che il paese si può permettere, poi alla fine ci sono più disoccupati. Quindi in tanti paesi però c'è il salario minimo e ci sono enormi discussioni su quando vada aumentato o meno. Posso aggiungere una cosa su quello che ha detto prima Fusaro? Sì. E sul fatto che se usciamo dall'euro potremmo avere i deficit che vogliamo avere. Io non capisco sinceramente perché adesso avere i conti in ordine
non sia un valore della sinistra anche, perché cioè, avere i conti in ordine è una cosa che non ha una colorazione politica. Abbiamo visto in passato, insomma, negli anni 70 Berlinguer faceva i discorsi sull'austerità perché sapeva bene che avere i conti in disordine negli anni 70 voleva dire più inflazione, e questa più inflazione andava a erodere i redditi dei più poveri. Quindi al contrario abbiamo Donald Trump che dice: io sono il re del debito, io amo il debito. Ronald Reagan faceva la stessa cosa, il debito pubblico sotto Reagan è aumentato. Questo perché è un punto fondamentale, secondo me. Tenere i conti in ordine è di sinistra, cioè comunque è anche di sinistra, non è che è avulso una politica di destra. Io penso che di sinistra sia tutelare gli ultimi, i lavoratori, gli oppressi, e se tutelare gli ultimi significa non avere i conti in ordine, allora si può anche non avere i conti in ordine. Dice il professor Cottarelli, se aumenta l'inflazione, l'inflazione va a colpire di più i redditi dei più poveri. Tutte le tragedie che sono state evocate qualora si uscisse dall'euro e dall'Europa, io le vedo realizzarsi quotidianamente fin tanto che noi siamo nell'Europa e nell'euro. Fabbriche italiane che chiudono, imprese che delocalizzano, assistiamo veramente alla debacle dell'interesse nazionale. Perché la ricetta sta nel ripartire dall'interesse nazionale, lavoro e impresa contro i diktat della globalizzazione. Io torno a dire, avere i conti in ordine non è un valore di destra o di sinistra, vuol semplicemente evitare certi rischi, rischi che se si materializzano fanno più male alla parte più debole della società, perché i ricchi anche in una crisi se la cavano sempre bene. Allora, voglio farvi vedere una cosa, ha detto una cosa importante prima Antonio Caprarica, una osservazione banale, il costo della vita al nord e al sud è molto diverso, Linda. Diciamo, vediamo il sud di cui abbiamo parlato, come è messo, lo accennava un pochino anche Caprarica. Intanto la disoccupazione è abbastanza evidente, come il mezzogiorno sia praticamente più del doppio rispetto al nord. Poi chi se ne va, anche questo l'abbiamo detto, chi emigra dal sud negli ultimi 15 anni, pensate, lo Svimez ha calcalcolato 1,7 milioni come se Milano di persone, si fosse una città trasferita intera praticamente si è svuotata. E poi anche il reddito pro capite, lo citavamo, è abbastanza simile a quello della Grecia, ad esempio a quello della Calabria, 16.800 euro per abitante, la Grecia è 16.200, è allo stesso livello della Repubblica Ceca. E poi appunto il diverso costo della vita, lo accennavate, quindi tra nord e sud è talmente diverso che, ad esempio, questa è uno studio del professor Boeri, tra gli altri, abbiamo preso, questo è un bancario con 5 anni di anzianità che quindi ha un contratto nazionale di categoria, quindi lo stesso stipendio a nord e a sud, ma il potere d'acquisto che ha a Milano è del 27% in meno rispetto a un collega che fa lo stesso identico lavoro a Ragusa. Oppure laddove non c'è, questa è la differenza sostanziale, invece il contratto nazionale, ad esempio un dipendente di uno studio di avvocati con 4-5 anni di esperienza ha invece uno stipendio diverso, quindi al nord leggermente più alto rispetto al sud, che si compensa in qualche modo. Quei 103, quei 230 euro di differenza si misurano, diciamo, il gap che c'è nel costo della vita tra il nord e il sud. Che tra l'altro, visto che si è parlato di potere d'acquisto, di costo della vita, ci sarebbe una discriminazione tra i poveri poveri, quelli considerati, diciamo così, disperati, secondo anche l'Istat, tra quelli del nord e quelli del sud, perché se tu dai 780 euro minimo, diciamo, a un poveraccio del sud, lo stesso poveraccio del nord che ha 780 euro avrà comunque, sarà peggio, sarà molto peggio. Quindi sarebbe anche però la proposta scandalosa ne ha scritto qualche giorno fa un giornalista molto bravo come Federico Fubini sul Corriere della Sera, come una proposta quasi un tabù, no? Oggi abbiamo gli imprenditori del nord che delocalizzano in Romania, in Serbia, in Bulgaria, perché costa meno il lavoro. Allora, proposta shock, è politicamente molto scorretta perché, diciamo, va contro qualunque idea del sindacato, per esempio, ma mettere in linea i salari, diciamo, del sud, facendoli uscire quindi dai contratti nazionali per attirare gli investimenti dal nord, è una proposta percorribile per salvare sul, cioè far sì che gli imprenditori, anziché andare a produrre in Serbia, vadano a produrre per esempio in Calabria.
vi scandalizza un'idea del genere? È realizzabile? Ha senso? Vi chiedo veramente rapidamente tutti e quattro su questo, scusate. È la prova di quello che dicevamo, cioè che la globalizzazione è una globalizzazione, cioè la competitività globale va a detrimento della classe lavoratrice, perché se noi nelle Calabrie dobbiamo competere con chi nel Bangladesh lavora a basso costo, cosa avviene? Che anche noi nelle Calabrie dovremo abbassare il costo della forza lavoro per essere meglio competitivi con loro, quindi è un massacro al ribasso per la classe lavoratrice mondialmente intesa. Questa è la globalizzazione, libero cannibalismo. Caprarica, Luxure, chiudiamo con Cottarelli. La questione è che non si può continuare a considerare come negli anni 70 il lavoro una variabile indipendente. Non lo è. La sinistra più intelligente in questi anni l'ha capito e ha capito che ci sono delle compatibilità nazionali entro cui bisogna inserire la vicenda del lavoro. Naturalmente è ovvio che trasferire il lavoro, perché il sindacato si opponeva negli anni passati? In Italia il sindacato è sempre stato un sindacato degli occupati, caro Corrado, quindi è chiaro che un costo diverso del lavoro al sud avrebbe prodotto una crisi nella classe operaia del nord e avrebbe rischiato di indurre molti imprenditori del nord ad aprire delle imprese e a farle funzionare nel sud, anziché, come hanno fatto, lucrare gli aiuti europei ed andarsene. Secondo me è una delle strade da percorrere. Vladimir, io premierei attraverso una seria politica di defiscalizzazione gli imprenditori che scelgono di investire nel sud, perché nel sud i ragazzi non vogliono l'elemosina, nel sud i ragazzi vogliono lavorare, vogliono proprio svegliarsi la mattina, andare a lavorare, avere la dignità del lavoratore e dire a un collega, a un amico, io lavoro, perché non è bello. Cioè, ok, ti diamo il reddito di cittadinanza, ma non ti passa... E va bene per pagare le cose che a lungo termine ti ammazza. Ma non, a lungo termine ti ammazza. Allora, quindi, è in secondo luogo. Quindi, agire invece sulle tasse, sul lavoro, le tasse sul costo anche, del lavoro. E anche, ovviamente, che qualsiasi investitore italiano che investe al sud deve sapere bene di non avere il pericolo della criminalità organizzata, che è un altro problema che riguarda il sud. Professor Cottarelli, delocalizzare al sud incentivando, uscendo dai contratti nazionali, secondo lei è una ricetta? Non si tratta di reintrodurre le gabbie salariali che c'erano negli anni 50 e negli anni 60, però sembrerebbe ragionevole fare in modo che i salari siano più vicini al livello della produttività nell'impresa in cui il lavoro si svolge. Se nel sud, attualmente il sud, la produttività al sud è di circa il 30% più bassa di quella al nord, la competizione non è tra il sud e il Bangladesh, è tra il sud e il nord. Quindi io credo che ci sia la necessità di dare maggior spazio alla contrattazione aziendale in maniera tale che i contratti nazionali diventino un po' meno rigidi. Grazie professor Cottarelli, a Diego Fusaro, grazie Antonio Caprarica, grazie Vladimir.